Come spesso accade, questa favola comincia in primavera. Gli alberi sono carichi di gemme, ovviamente, e i prati ricoperti di fiori. Ne manca in questo quadro idilliaco quel tocco di magica imperfezione che soltanto la mano dell'uomo riesce a dare alla natura. La fattoria del signor Jones. Un ottimo esempio di cattiva gestione aziendale. Sporca, dimessa, trascurata dal suo proprietario che le preferisce i luoghi di ritrovo e la vita di società. Ubriaco. Ubriaco? Attento come parli. Se vuoi te lo ripeto, ubriaco. Era una sera come tante altre. Magari, già che si tratta di una favola, un po' più buia e tetra delle altre. Di ritorno dall'osteria, il signor Jones sta compiendo il suo consueto giro di ispezione. Un'abitudine che egli ha conservato in ricordo dei tempi migliori e in omaggio a uno spiccato senso della proprietà. Non c'era più molto da sorvegliare, infatti. Gli animali della fattoria erano bestie tranquille, affezionate al loro padrone, felici di sentir risuonare ogni sera sull'aia quel passo familiare. I modi ben nudi, se non sganciate più uova, un giorno o l'altro vi tiro il collo. Anche se alcuni di loro trovavano i suoi modi leggermente autoritari, lo giustificavano pensando al difficile momento economico che si stava attraversando, convinti che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Naturalmente c'erano degli scontenti, poiché non tutti gli animali sottoposti capiscono quanti sacrifici costi mandare avanti un'azienda. Ma i più erano disposti a tollerare i suoi piccoli difetti. Un po' per pigrizia, un po' per mancanza di alternative, un po', bisogna ammetterlo, anche per paura. Quella sera, l'attesa che l'ispezione finisse era stata più lunga del solito. Si era sparsa la voce di un'assemblea notturna, convocata nel granaio dal vecchio maggiore, e alla quale tutti gli animali erano invitati a intervenire. Benché il signor Jones avesse tassativamente vietato ogni genere di riunione o assembramento di animali in numero superiore a due, l'occasione era tale che nessuno era intenzionato a lasciarsela sfuggire. Persino gli animali notoriamente più prudenti, o con una spiccata vocazione all'obbedienza e al rispetto dei regolamenti della fattoria, si accodarono agli altri per raggiungere in corteo il luogo prestabilito. Il vecchio maggiore era quello che si dice un maiale molto popolare. Nonostante l'età veneranda, 10 anni suonati, e un'infaticabile attività di riproduttore, aveva conservato una sorprendente lucidità di giudizio. Godeva di grande considerazione tra gli altri maiali, era ben voluto e stimato da tutti gli animali della fattoria,
ed esercitava un notevole ascendente sulle giovani generazioni. I posti migliori furono rapidamente occupati, com'è consuetudine nelle assemblee degli animali, e i ritardatari dovettero adattarsi. A meno che non si trattasse di bestie dalla spiccata personalità, come Palla di Neve o come Napoleone. Cosa che mi distingue da voi è di aver vissuto di più e di aver avuto di conseguenza più tempo per starmene sdraiato sulla paglia a riflettere sulla nostra comune condizione di animale. Mi sono reso conto di quanto sia misera e faticosa la vita che conduciamo in questa fattoria. Eppure la terra è fertile, il clima propizio, eppure noi ci sottoponiamo senza risparmio a un duro lavoro dall'alba al tramonto. Tu, Gondrano, ti sei mai chiesto quanta fatica ti costi quella scomoda stalla e quella magra razione di biada? Riceviamo quel minimo indispensabile che ci fa avere la forza di non morire di fame e di continuare a produrre, ma tutto quello che produciamo ci viene tolto, anzi rubato. E se anche qualcuno ha la fortuna di allevare accanto a sé i propri figli, cos'altro può aspettarsi per loro se non fame, freddo e sfruttamento? Cos'è lo sfruttamento? Silenzio! Uno sfruttamento così ingordo e feroce che non esita a sacrificare la nostra stessa vita, qualora lo esiga la legge del profitto. È nostra la colpa di tutto ciò, o della natura che ci ha fatto nascere bestie? No, compagni. La colpa è solo del padrone, dell'unica creatura in tutta la fattoria che consumi senza produrre. È lui il responsabile della nostra miseria. Sbarazziamocene e saremo finalmente liberi. Compagni, insorgiamo! Calma, calma, non fatevi prendere dall'entusiasmo. Perché la nostra lotta sia vittoriosa occorre soprattutto l'unità della classe animale. Non date retta al padrone quando parla del superiore interesse della fattoria. Lo fa solo per dividerci. D'ora in poi ogni distinzione deve essere abolita. Nel lavoro e nella lotta tutti gli animali sono uguali, piccoli o grandi, piumati o pelosi. Tutti, è chiaro? Animali uniti, noi vivremo qui, non più schiavi ma padroni. Animali uniti, noi vivremo qui, non più schiavi ma padroni. Cambieremo l'uomo sfruttato, affrancheremo il lavoro. Thank you.
detto quello che aveva da dire, il vecchio maggiore considerò molto saggiamente esaurito il suo compito. Da buon teorico, aveva preferito non esserci quando le sue tesi sull'inevitabilità del conflitto fra la classe umana e quella animale avessero cominciato a diffondersi. Le parole del vecchio maggiore avevano turbato profondamente gli animali. Ma ancor più li turbò il mattino successivo la scoperta della mancata distribuzione da parte del signor Jones della razione quotidiana. Spesso il digiuno è più convincente di qualsiasi discorso. Tanto più che la realtà era ben diversa da come amava dipingerla il signor Jones. E la situazione economica meno catastrofica di quanto lui volesse far credere. Del resto, cosa diceva sempre il vecchio maggiore? Il furto è un concetto strumentale, inventato dal signor Jones, per screditare la giusta riappropriazione ad opera degli animali di ciò che è stato loro rubato. Ricordate che gli alimenti appartengono a chi li produce. Per questo sono detti prodotti alimentari. Anche il più potente dei padroni diventa vulnerabile il momento in cui viene messo in discussione il suo diritto a esercitare il potere. Il signor Jones poteva contare sulla solidarietà dei padroni delle altre fattorie. Gli uomini, nonostante le inimicizie e i contrasti reciproci, erano tutti d'accordo sul fatto che gli animali dovessero starsene al proprio posto. Allarmi! Palla di Neve aveva validamente diretto le operazioni militari e, cosa rara per un condottiero, si era esposto perfino di persona, galvanizzando col suo esempio tutti gli altri animali. Lo scontro
che entrerà nella storia animale col nome di battaglia della chiusa delle vacche, era stato cruento, come nelle previsioni del vecchio maggiore. La rivoluzione non è razzolare sull'aia, non è una mangiatoia stracolma di fieno, non è brucare un prato di primavera. La rivoluzione non è una carezza sul pelo. Ma tutti gli animali erano convinti che ne fosse valsa la pena. Finalmente potevano liberarsi delle antiche paure, sbarazzarsi di quelli che il signor Jones definiva, con amabile disinvoltura, strumenti di produzione. Gli animali non hanno altro da perdere che le loro redini, pastoie, briglie e cavezze. Fu persino innalzata una camicia con una macchia color rosso padrone, una tinta vivace che in futuro sarebbe diventata un po' il simbolo della rivoluzione animale, quasi una bandiera. Chiudeva così un ciclo nella storia della fattoria e se ne apriva un altro, denso di incognite. Finalmente gli animali potevano appagare una loro vecchia aspirazione, sapere come fosse fatta dentro la casa del signor Jones. Fu Palla di Neve, il quale amava teorizzare che la curiosità è una delle prime virtù di un animale rivoluzionario, a varcare per primo la soglia. La realtà che si presentò ai loro occhi superava ogni immaginazione. Ovunque macchine sconosciute, probabilmente adibite alla tortura. Detenuti politici che languivano dietro le sbarre. Testimonianze del sadismo del deposto tiranno o dei suoi gusti eccentrici e depravati. Ovunque tracce della sua vita dissoluta e di una efferatezza che nulla aveva di animale. Così, su quattro zampe, fu presa la decisione di trasformare la casa in un museo, affinché le generazioni di animali a venire potessero constatare di quali bassezze fosse capace la razza degli uomini. Tutti furono d'accordo nell'escludere che un animale potesse abitare in un luogo simile. L'unico che riuscì a trovare qualcosa di buono nella casa del signor Jones fu Napoleone, un maiale dotato di notevole senso pratico, ma di scarso spirito collettivo. Esatto contrario di Palla di Neve, il quale aveva subito messo al servizio della rivoluzione la propria vivacità intellettuale, condensando in alcune brevi massime il pensiero del vecchio maggiore.
Mentre il primo si preoccupava soprattutto del proprio futuro, il secondo, obbedendo a un'esigenza di chiarezza molto sentita dagli altri animali, illustrava la teoria dell'animalismo, altrimenti detta dalla moderna zootecnia, animalismo storico. Nessun animale dormirà in un letto. Nessun animale berrà liquori. Quattro zampe buono, due zampe cattivo. Non preoccupatevi, le ali contano come zampe. Quattro zampe buono, due zampe cattivo. Nessun animale ucciderà i suoi simili. Tutti gli animali sono uguali. Dato però che non di sola teoria vive l'animale, decisero che il mattino successivo tutti avrebbero ripreso regolarmente il lavoro. L'ex fattoria padronale, ribattezzata degli animali, riprendeva a funzionare. Mucche devono essere monte tutti i giorni. Sulla questione del lavoro, in realtà qualche divergenza si era verificata. C'era chi sosteneva che dal momento che la rivoluzione era stata fatta proprio per liberare l'animale dalla fatica, il lavoro era una cosa controrivoluzionaria. Ma Palla di Neve lo mise subito a tacere con una citazione del vecchio maggiore. Il primo compito di un animale rivoluzionario è dimostrare che può gestire la fattoria senza bisogno dell'uomo. Tutti si gettarono con entusiasmo nel lavoro, dando prova di insospettata efficienza, almeno nella maggior parte dei casi. Palla di Neve, come tutti i maiali, nutriva scarsa predisposizione per il lavoro fisico e una marcata attitudine alla meditazione. Era la prima volta che gli animali lavoravano spontaneamente, senza bisogno di frustate o minacce, avendo come unico stimolo alcune strofette composte dal vecchio maggiore. Per ogni chicco di grano che vi dà, il signor Jones ne tiene sei per sé. Quando il raccolto gli apparterrà, ogni animale lavorerà per tre. Ognuno aveva scelto il compito più adatto alle proprie possibilità fisiche e alle proprie capacità creative. I maiali, per rendersi utili al massimo, avevano stabilito di assumersi l'impegnativo e faticoso ruolo di consiglieri. Tranne Napoleone e Clarino, un maiale di sua assoluta fiducia, i quali teorizzavano, citando il vecchio maggiore, che anche il lavoro più umile può dare talvolta delle soddisfazioni. Tutto era organizzato sul principio della più aperta collaborazione. I litigi, i morsi, le gelosie, i calci, i graffi e le cornate, cose all'ordine del giorno nella fattoria padronale, erano stati messi al bando. La conquista della libertà aveva affratellato gli animali.
con grande disappunto del signor Jones, il quale, da quando era stato espropriato, era angustiato dal problema del tempo libero. Passava le sue giornate all'osteria, inventando casi di cannibalismo e di promiscuità sessuale fra gli animali. Ma le sue calunnie non impedirono al grano di maturare, alla fattoria di rinnovarsi e agli animali di riunirsi in assemblea per discutere collettivamente. Riuniti per rallegrarci dei risultati raggiunti dal nostro piano di sviluppo. È evidente che la miseria è soltanto una delle molte facce dello sfruttamento. Basta pensare alla vita miserabile che conducevamo prima della rivoluzione. Ora la produzione Basta pensare alla vita miserabile che conducevamo prima della rivoluzione. Ora la produzione è più che raddoppiata. Andate, raccontate come vivono gli animali liberi. Sull'uso dei piccioni c'era stata una polemica tra Napoleone e Palla di Neve. Il primo proponeva di addestrarli militarmente. Il secondo sosteneva che il problema di difendersi dagli uomini non si sarebbe posto se la rivoluzione fosse scoppiata dappertutto e che quindi era preferibile usarli come propagandisti, tanto più che erano facilitati nei viaggi. Il gatto, animale fra tutti privilegiato e di rappresentanza, non volle sentir parlare di rivoluzione. Sicché in seguito gli animalisti di dubbia fede si dissero gattiani. Altri, timidi e abitudinari, erano legati al loro padrone da un rapporto quasi filiale. Ma gli animali più sfruttati capirono immediatamente il significato del messaggio. Accidenti. Quello che non riesco a sopportare è che senza di me è diventata una fattoria modello. Guarda com'è conciato. È successa una cosa terribile. Oggi anche gli animali della mia fattoria si sono ribellati. Bisognerebbe fare qualcosa prima che si ribellino tutti. Sicuro è dare a quei maledetti la lezione che si meritano. Un giorno Palla di Neve, sempre curioso, scoprì un baule che conteneva lo scibile del signor Jones. E questo gli diede lo spunto per organizzare la prima grande campagna di alfabetizzazione animale della storia. Somaro. Fra tutte le materie, i maiali prediligevano la matematica, chissà poi perché. La fame di sapere non era poca.
Scienza e filosofia, come aveva previsto il vecchio maggiore, finalmente erano tutt'uno. Quattro zampe buono, due zampe cattivo. Mentre Palla di Neve studiava un certo suo progetto, Napoleone si recò a far visita ai cari cucciolotti da lui trovati nella casa del signor Jones. Li amava molto, infatti, e del resto era solito dire che un bravo maiale ama sì la dottrina, ma più ancora gli animali. Venne infine l'inverno. Era il primo inverno che gli animali della fattoria dovevano affrontare con le sole loro forze. E l'azienda elettrica, non appena aveva saputo dell'occupazione della fattoria, si era affrettata a tagliare la luce. Senza riscaldamento il freddo era ancora più intenso e bisognava provvedere. Compagni, la situazione è difficile, ma ho qui un progetto per migliorarla. L'energia elettrica. Naturalmente, la mia è solo una proposta. Io non sono un dittatore. Non vi nascondo che dovremo lavorare di più e mangiare di meno, all'inizio. Ma pensate a cosa può significare per la fattoria degli animali questa innovazione. Caldo durante l'inverno e luce durante la notte. Stalle più accoglienti, dotate d'ogni comfort. Progredite, diceva sempre il vecchio maggiore. Solo così la cacciata del signor Jones dalla fattoria degli animali non sarà stata inutile. Bel progresso. I sacrifici di oggi vi saranno ripagati abbondantemente domani. Demagogia! Vi prometto una settimana di 4 giorni lavorativi. A chiacchiere. Forse addirittura di 3. Balle! Balle! Anzi, di un solo giorno! Napoleone aveva troppo senso pratico per continuare una discussione tanto astratta. Povero Palla di Neve fece la fine di tutti i profeti disarmati. Fatto? Sì, fatto. Compagni, Palla di Neve ci ha ingannati tutti. Sapete cosa stava tramando? Niente meno che far tornare il signor Jones alla fattoria. Sì, il padrone, il fantasma di un passato ormai sepolto. Ma è stato smascherato. Io l'ho smascherato. E quindi sarò io d'ora in poi ad aver cura di voi. Per cominciare, ho qui un mio progetto per la costruzione di un mulino. Un evviva per il mulino Napoleone! Evviva! Evviva! Ripetere, evviva! Evviva! Evviva!
L'oggetto del mulino Napoleone non differiva forse troppo da quello di Palla di Neve. E vi erano infatti degli animali, provocatori, che insinuavano che il compagno Napoleone si fosse semplicemente appropriato del progetto del suo rivale. Ma le loro erano menzogne. L'architettura del mulino Napoleone, con la sua ispirata monumentalità, stava lì a smentirli, segnata com'era dall'impronta geniale del suo artefice. Il lavoro era duro, ma in compenso molto ben diretto e organizzato. La vigilanza rivoluzionaria, aveva detto Napoleone, deve essere rafforzata. Sera, al rientro, il cibo era scarso, ma lamentarsene sarebbe servito solo a fare il gioco del signor Jones. Era questo il pensiero del compagno Napoleone, il quale, peraltro, aveva sempre ragione. Dopo quell'inverno, così duro per tutti, tornò infine la primavera. Gondrano il cavallo e Berta, l'asina sua compagna, moltiplicarono i loro sforzi. Fra gli animali della fattoria, Gondrano godeva di un certo prestigio, giacché era stato insignito del titolo di eroe animale di prima classe, ed era anche ben voluto perché non ne menava vanto. Per questo il compagno Napoleone era solito portarlo a esempio di laboriosità e modestia. Berta trovava strano che si dovesse dare un segno di distinzione agli animali modesti, a rischio di non farli essere più tali. Quasi che la modestia, poi, non fosse la dote più ovvia di ogni bravo animale. Ma il lavoro era troppo, e Berta e Gondrano troppo modesti, appunto, per stare a sottilizzare sui perché di quanto disponeva il compagno Napoleone. Una sera però, al rientro nella loro stalla, buia e fredda e in attesa dell'impianto di riscaldamento, Gondrano e Berta, affacciandosi per caso, ebbero una sorpresa. I compagni maiali, sia che l'azienda elettrica avesse riattaccato la corrente, o che il mulino avesse preso a funzionare solo per loro, avevano la luce elettrica, e la casa del signor Jones era stata trasformata da museo degli orrori della razza umana in sede del comitato dei maiali rivoluzionari. Stava forse nascendo l'animalismo dal volto umano. Il che comportò qualche piccola revisione. Nessun animale dormirà in un letto. Con le lenzuola. Importante è non arrendersi. Va bene, tu cosa proponi di fare? Sentiamo. Aspetterei. La loro situazione economica è disastrosa. Presto moriranno di fame. Tanto meglio che crepino. L'hanno voluto loro. Si sa che non tutti gli uomini si fanno accecare dall'odio per gli animali non domestici. E il signor Whimper, grosso commerciante di carne macellata, era un cuor d'oro e membro eminente della società protettrice degli animali.
Pensò bene quindi il signor Whimper di portare degli aiuti a quegli animali affamati e si recò alla fattoria con un bel carico di marmellata. Gesto di amicizia che creò quel clima di distensione atto a favorire le trattative di un piano di cooperazione economica, di cui le prime ad avvantaggiarsene sarebbero state ovviamente le masse animali. Trattasi di improcrastinabili provvedimenti d'ordine congiunturale, troppo complessi per chi non conosca a fondo le leggi di mercato. A voi, galline, il privilegio di inaugurare questa storica svolta consegnando spontaneamente le uova all'ammasso. Il compagno Napoleone è orgoglioso di voi e vi nomina benemerite, notte. Gli animali non ricordavano di aver letto di leggi del mercato sul muro dove erano scritte le massime dell'animalismo e rimasero alquanto perplessi. Decisero comunque di verificare con un sopralluogo nel magazzino se almeno la congiuntura fosse davvero così difficile. E trovarono che in effetti per loro difficile lo sarebbe stata, proprio come quando ne parlava il signor Jones. La mattina dopo fu istruito un processo nei confronti delle galline, accusate di essere agenti al soldo del signor Jones. Vi ho convocato per rivolgervi un invito alla vigilanza e all'unità. Fra noi ci sono dei traditori! Sì, compagni, dei traditori che in combutta con palla di neve tramano nell'ombra contro le splendide conquiste della nostra rivoluzione!
qualcuno non è d'accordo con me. Chi altri di voi è colpevole? Esca dal gruppo e confessi! Faccia l'autocritica! Animale ucciderà i suoi simili senza una ragione. Venite con me. Avanti, quest'inno è proibito. A cosa serve parlare di rivoluzione, di uguaglianza e di libertà, quando siamo già tutti uguali e liberi? Napoleone si vantò dell'abile mossa con cui era riuscito a infrangere il blocco economico voluto dal signor Jones e assicurò gli incerti che quella politica avrebbe fruttato profitti anche maggiori. Degli animali. Se si sparge la voce di gente come lui, ne arriverà da ogni parte. Già, e poi sarà difficile prenderli per fame. Allora andiamo, non perdiamo altro tempo. Via, andiamo! Vengo voi. Dopotutto la fattoria è mia. Era tua finché eri capace di tenertela. Ormai la rivoluzione degli animali non era più un problema personale del signor Jones, ma di ogni fattore. Era troppo pericoloso continuare a tollerare un tipo di esperimento aziendale contrario alle stesse leggi di natura. Via. Compagni, gli uomini marciano contro di noi. Ogni animale si mobiliti per difendere il bene comune. Impediamo che il piede nemico calpesti il suolo della nostra amata fattoria. O si vince o si muore. Eccellente stratega e cultore di problemi militari, Napoleone era riuscito a dotare gli animali di una seria organizzazione difensiva. Nonostante certe tendenze spontaneiste presenti in alcuni animali. Era incominciata una vera e propria guerra, senza esclusione di mezzi. Via!
Napoleone, con astuzia tipicamente suina, lasciò volutamente che gli uomini penetrassero in profondità all'interno dell'acqua. Adesso, carica! Fu questa, almeno, l'interpretazione che la storiografia suina diede in seguito dell'andamento dello strutto. L'obiettivo di costringere gli uomini ad una guerra di posizione era stato raggiunto. Napoleone dirà in seguito di averlo considerato un buon auspicio. Tutti si batterono eroicamente, consapevoli che la guerra animale avrebbe sconfitto la tecnica dell'uomo. Vedendo che gli animali si ostinavano a tenere l'aia, il signor Jones pensò di porre fine allo scontro con un gesto sconsiderato. Qualsiasi padrone avrebbe definito senz'altro degno di un anarchico. Come il vecchio maggiore aveva previsto. Quando il conflitto fra la classe animale e la razza degli uomini si fa più acuto, i padroni sono capaci di tutto, anche di mettere la bomba. E aggiungeva: ma non gli servirà a nulla, giacché essi sono lupi di carta. Non essendosi mai mosso dalla fattoria in vita sua, non sapeva dell'esistenza delle tigri. Questa vittoria, sentenziò Clarino, premiava in egual misura l'eroismo degli animali tutti, le capacità organizzative dei maiali e la lungimiranza, infine, del compagno Napoleone. In questo clima esaltante, gli animali ripresero il lavoro. Persino i reduci, come Gondrano, chiesero l'onore di partecipare alla ricostruzione del mulino. Nessuno si curava del gelo e delle intemperie, tranne i maiali che, essendo animali tropicali, così almeno avevano spiegato agli altri, avevano un'esigenza vitale di calore e di mele, le quali, per le bestie che non lo sapessero, contengono una sostanza biologicamente indispensabile al maiale. Per questo erano razionate. Gli animali non si ricordavano di un inverno così freddo nemmeno ai tempi della fattoria padronale, ma siccome, in mancanza di più concrete prospettive, coltivavano una sconfinata fiducia nella natura, si consolavano pensando che ancora una volta sarebbe arrivata la primavera. E con essa una nuova generazione di maiali, prospera, ben pasciuta e spensierata, come si addiceva a una fattoria a gestione animale collettiva. La chiave dell'economia, aveva dichiarato Napoleone nel suo celebre discorso, i compiti della classe animale di fronte.
dichiarato Napoleone nel suo celebre discorso «I compiti della classe animale di fronte alla costruzione del nuovo mulino», risiede nel mio umore. Se mi vedete allegro, vuol dire che tutto va per il meglio e che bisogna continuare così. Gondrano, gli è caduta una pietra addosso, è ferito. Gondrano riuscì a cavarsela, ma incredibilmente era profondamente avvilito per la forzata inattività. La commissione d'inchiesta nominata da Napoleone aveva accertato con ammirevole sveltezza che nessuna responsabilità era da addebitarsi ai maiali responsabili della costruzione, dato che l'incidente era avvenuto fuori dell'orario di lavoro ufficiale. Gondrano si ebbe una nota di biasimo e l'attività del cantiere fu immediatamente ripristinata. Il marchio della macelleria. Berta lo riconobbe, anche se non ne aveva più visto uno dai tempi del signor Jones. E quella lettera significava Whimper. Eccoli, svelto clarino, inventa qualcosa. Compagni, una perdita spaventosa. Lavoratori come Gondrano se ne trovano così pochi. E cosa dire poi dell'accusa diffamatoria rivolta al nostro amato compagno Napoleone? Di averlo venduto alla macelleria equina? Basse insinuazioni di animali al soldo del signor Jones! Gondrano ha lasciato un messaggio per voi. Amate Napoleone e aumentate la produzione. Viva l'unità della classe animale! Estremista.
Nella sede del loro comitato i maiali commemorarono Gondrano e brindarono al suo sacrificio spontaneo col rinomato whisky WW della rinomata Whimper & Company. Dopo tanta fatica, il nuovo mulino fu ultimato. E con esso arrivò anche la tanto attesa corrente, la quale fu immediatamente sperimentata elettrificando un reticolato che avrebbe impedito agli uomini e agli agenti di Palla di Neve di infiltrarsi nella fattoria. Un'altra delle molteplici iniziative di Napoleone fu l'abbellimento della fattoria con numerose opere pittoriche, in omaggio al principio che la promozione culturale degli animali doveva andare di pari passo con il loro progresso economico. A tutti i compagni maiali, loro fattoria. In occasione anniversario gloriosa rivoluzione suina, ci pregiamo invitarvi a celebrazioni in programma presso codesta fattoria Stop. Annunciamo storico rapporto compagno Napoleone, destinato a inaugurare nuovo corso et adeguare principi animalismo ad esigenze attuale fase storica Stop. Est gradita cravatta rossa. L'idea di un nuovo corso era certo buona, si disse Berta che il corso in corso lo viveva tutti i giorni. Ma la visione di quel progresso le provocò uno shock. Decise di vederci chiaro e si diresse verso il punto che il signor Jones anticamente chiamava Aia, Palla di Neve aveva battezzato l'Argo della Rivoluzione Animale e Napoleone proclamato di recente Piazza della Solidarietà Suina. I maiali vestivano come l'antico padrone. Anzi meglio, e camminavano come lui, anzi peggio, già che a loro il grasso creava maggiori problemi che l'alcol al signor Jones. Gli animali non capivano francamente il motivo di tanta suina allegria. Fu Berta a scoprirlo. Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Le massime del vecchio maggiore erano state cancellate e in quell'unico principio si condensava la via suina all'animalismo. I meno eguali dovevano essere avvertiti. Ascoltate, ascoltate, eminenti compagni. La produzione è in continuo e progressivo aumento e la disciplina regna sovrana. Nelle fattorie governate dai maiali, gli animali comuni lavorano di più e consumano di meno che in quelle degli uomini. Merito mio, indubbiamente, ma anche dei miei compagni e collaboratori. Impegnati nel mantenere l'ordine nelle stalle e nei campi, nell'amministrare le leggi dei maiali, nel difendere i sacri confini della fattoria. Grazie. Ed ora un brindisi alla coesistenza delle fattorie degli uomini e dei maiali e allo sviluppo dei loro rapporti commerciali. Siamo dunque all'eguaglianza e alla pace fra tutte le classi al potere, umane o suine. È nostra la colpa di tutto ciò? No, compagni. La colpa è solo del padrone, dell'unica creatura in tutta la fattoria che consumi senza produrre. Padrone è chi deruba un animale del proprio calore, chi beve il latte che non munge, chi addenta le mele che non raccoglie, chi mangia il grano che miete.
Padrone è chi si circonda di cani poliziotti per aizzarli contro altri animali. Compagni, insorgiamo. Padroni, maiali, domani prosciutti. Ah, dimenticavo una cosa. Chi ha paura? Di chi?